Il clima che in Italia è acceso da produttori e promotori di mostre d'arte testimonia non tanto un dato imprenditoriale, che sarebbe pure interessante perché Sera se di Falco hanno da questo punto di vista tra i primi iniziato questa impresa, ma dal momento che non finisce e non viene intesa come un rapporto con artisti quali vogliono essere liberi, Attesta una creatività che non si può controllare e deve essere incanalata. Quindi la funzione pubblica, che è così debole, è talmente insensata e insignificante che accende imprese come Serra di Falco e qualche altro in Italia a diventare un po' come le OMG: cioè sono dei, noi abbiamo dei profughi che vengono da terre lontane e che devono essere, vogliono arrivare in Italia e lo Stato li respinge e Salvini li respinge. Allora, arriva un OMG con Greta Thunberg, con. E questa è guidata dai Serari Falco che caricano tutti i profughi, tutti i clandestini sulle loro barche e li portano a un approdo sicuro, questa volta a Monreale. Ci sono dei lettini anche per accogliere in infermeria, qualcuno <ride> porta il coronavirus. Però loro hanno questa funzione di organizzazioni non eh, statali non, per eh, accogliere dei profughi dell'arte. Qui siamo davanti a profughi. Bicicè per immaginare alcune iniziative a fianco della mostra Terraquea che inaugura fra due giorni e abbiamo pensato a Bilviola e ad altro. Per un po', dopo che sono andato via, ho mantenuto con Musumeci anche un patto per fare alcune iniziative culturali, di fatto l'unica che è per la Sicilia, anche se non compresa, è la mostra del dipinto di Caravaggio di Siracusa che ha acceso una grande polemica ma invece era la soluzione stimolato già nel 2017 da Silvia Mazza per trovare la destinazione giusta a quel dipinto che torna nella sua sede in perfette condizioni credo in dicembre se riusciranno a preparare quella sede.